Un giorno dopo che l'Iran ha lanciato circa 200 missili balistici contro obiettivi in tutto il paese. Il 2 ottobre i funzionari israeliani hanno annunciato piani per una rappresaglia importante, potenzialmente contro la produzione di petrolio iraniana e gli impianti nucleari. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha analogamente messo in guardia Teheran da gravi conseguenze, poiché Washington ha affermato che avrebbe sostenuto la risposta di Israele. Separatamente, Israele ha avviato un'offensiva di terra nel Libano meridionale per spingere i combattenti di Hezbollah a nord del fiume Litani. Il bombardamento missilistico dell'Iran, il secondo contro Israele in sei mesi, è avvenuto solo pochi giorni dopo che un attacco aereo israeliano a Beirut ha ucciso il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah. Almeno una mezza dozzina di altre figure di alto rango del gruppo sono morte in attacchi aerei israeliani in poco più di una settimana. La decimazione della leadership e delle capacità belliche di Hezbollah da parte di Israele ha aperto la strada a un'enorme alterazione del panorama geopolitico in Medio Oriente. Dopo decenni di offensiva, l'Iran ha subito un'enorme battuta d'arresto nella sua strategia per la regione. Non solo Teheran sta affrontando un'inversione di tendenza regionale, ma la sua posizione in patria è anche vulnerabile dato il suo confronto diretto con Israele. Questi sviluppi hanno creato un'opportunità storica per gli Stati Uniti, la Turchia e, in misura minore, gli Stati Arabi di ridimensionare l'influenza sproporzionata che l'Iran ha costruito negli ultimi quattro decenni. Hezbollah non è mai stato così indebolito. Fondato nei primi anni Ottanta, il gruppo si è sviluppato nella forza dominante in Libano, più forte persino delle forze armate libanesi. Nel 2000 ha costretto Israele a ritirarsi dal Libano meridionale dopo un'occupazione di 18 anni. Sei anni dopo ha riaffermato la sua abilità militare quando ha combattuto Israele fino a una situazione di stallo. I risultati del gruppo sono stati così impressionanti che l'Iran ne ha fatto il fondamento della sua strategia regionale. Teheran ha modellato i suoi proxy armati in Iraq, Siria e Yemen su Hezbollah, che è diventato il partner minore dell'Iran nella coltivazione della sua rete di proxy. Il danno alle capacità militari del gruppo e la distruzione di molteplici livelli della sua leadership sono quindi colpi sistemici alla sfera di influenza regionale e alla sicurezza nazionale dell'Iran. Con Hezbollah che minaccia il fianco settentrionale di Israele, l'Iran potrebbe attuare una politica estera aggressiva nel mondo arabo e far progredire il suo programma nucleare senza troppa minaccia di un attacco israeliano. Per lo stesso motivo, Israele ha stabilito che la chiave per contrastare il suo accerchiamento strategico da parte dei proxy iraniani era quella di paralizzare Hezbollah. Un'opportunità per eseguire i suoi piani si è sviluppata nell'ultimo anno, sulla scia dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Mentre le forze israeliane attraversavano Gaza, decise ad annientare Hamas, l'Iran si è coordinato con i suoi proxy per prosciugare le risorse di Israele, rafforzando al contempo la posizione di Teheran. Mentre gli Houthi con base in Yemen interrompevano il trasporto commerciale con droni e missili, Hezbollah lanciava razzi e artiglieria contro le township settentrionali di Israele. Con l'operazione di Gaza in corso, la leadership israeliana ha spostato la sua attenzione sul fronte settentrionale, accelerando i suoi attacchi contro Hezbollah. Per mesi, Israele aveva eliminato sempre più i leader di Hezbollah e i comandanti militari iraniani. Ma il punto di svolta è arrivato il mese scorso quando ha fatto esplodere migliaia di cercapersone e walkie-talkie utilizzati dal gruppo e ha eliminato gran parte della sua leadership militare, di alto livello in attacchi aerei. La campagna israeliana è culminata venerdì scorso con un attacco aereo al bunker di comando di Hezbollah che ha ucciso il leader del gruppo per 32 anni, Hassan Nasrallah, sotto la cui guida Hezbollah è diventata la formidabile forza che è conosciuta oggi. Israele ha lanciato un'incursione di terra nel Libano meridionale, dichiarando inizialmente la sua intenzione di allontanare Hezbollah dal confine. Tuttavia, probabilmente a causa del suo successo iniziale, Israele ha ampliato i suoi obiettivi. Ora vuole tradurre le perdite militari di Hezbollah in un indebolimento politico, creando un'opportunità per gli oppositori di Hezbollah di sollevarsi e limitare il potere del gruppo. Se Israele avrà successo, potrebbe significare la fine della strategia regionale dell'Iran, ma rischia anche di scatenare una guerra civile in Libano, che non è estranea ai conflitti interni. L'indebolimento di Hezbollah ha implicazioni significative per la Siria. Dal 2011, Hezbollah e l'Iran sono stati cruciali nel sostenere il regime di Bashar Assad. Tuttavia, Assad ha mantenuto le distanze dall'attuale conflitto Israele-Hezbollah, concentrandosi invece sul ricucire i legami con gli Stati Arabi e la Turchia.
riconosce la sua eccessiva dipendenza dall'Iran e da Hezbollah, soprattutto dopo la guerra civile siriana, e vede la Russia, il suo altro alleato chiave, indebolirsi a causa della guerra in Ucraina. Assad cercherà di gestire attentamente la situazione in Libano per evitare che destabilizzi il suo fragile regime. Un Hezbollah e un Iran indeboliti potrebbero incoraggiare i gruppi ribelli siriani, una minaccia che Assad vuole evitare. Nel frattempo, la Turchia, storicamente frenata dall'influenza iraniana in Iraq e nel Levante, cercherà probabilmente di espandere la sua influenza. La situazione segna una grave battuta d'arresto per l'Iran, mettendo a repentaglio i suoi sforzi durati 4 decenni per costruire una sfera di influenza da Teheran al Mediterraneo orientale. Dopo gli eventi degli ultimi giorni, questa è la preoccupazione minore per Teheran. L'Iran ora affronta la minaccia di imminenti e senza precedenti attacchi israeliani sul suo territorio e nuove rivelazioni sulla debolezza del regime. Sono possibili più round di attacchi tit for tat, anche se la distanza tra Israele e Iran rende improbabile una guerra diretta prolungata. L'Iran è molto più debole di Israele e rischia di perdere di più in un conflitto del genere. Una delle principali preoccupazioni di Teheran è che un conflitto potrebbe destabilizzare il paese mentre il regime si avvicina a una storica transizione di leadership. Tuttavia, se la rappresaglia di Israele fosse estesa, il conflitto potrebbe estendersi al Golfo e potenzialmente coinvolgere gli Stati Uniti. Sebbene la situazione rimanga fluida, ciò che è certo è che l'Iran, dopo circa 4 decenni come potenza regionale in ascesa, è ora in netto declino.